visto il nostro sguardo e lo ringraziamo intanto per essere venuto al volo nella diretta del Consiglio Comunale. Due temi, l'ingovernabilità del Comune di Avellino, che è destinata a proseguire, e le elezioni provinciali. Partiamo da queste. Genovese potrebbe essere in campo? Alle provinciali al 99%, sì, sono un candidato della lista che appoggerà il centrodestra Biancardi. E credo che domani saprete l'ufficialità. Domani a mezzogiorno scadono i termini per la presentazione delle liste, ma la Lega quindi punta anche a Palazzo Caracciolo, alla rappresentanza a Palazzo Caracciolo, è questo il tema? Sì, ci mettiamo in discussione per far vedere, per continuare il nostro quello che abbiamo fatto alle amministrative, è un continuo di quello che abbiamo dato al Comune di Avellino. Consigliere, le due cariche sono collegate, sì. Nel senso che la sorte del Comune di Avellino in qualche modo inciderà anche con la sorte del Consiglio Provinciale. Sì. Da questo punto di vista è una... come andrà a finire, insomma, la sua previsione? Allora, noi non è che abbiamo la palla, la sfera magica, però è normale che tutti dicono, oppure si presuppone, che da qui a un mese, un mese e mezzo, due mesi andremo a casa, però in politica non è niente di scontato e quindi noi facciamo quello che ci sentiamo di fare, non pensiamo a queste cose perché noi comunque siamo stati eletti da cittadini che devono avere le risposte, quindi io non vedo giochi politici, cioè io guardo solo le persone che ci hanno votato, che hanno votato e per il bene della città, quindi per il bene della città io devo pensare positivo che non andiamo a casa. Da questo punto di vista l'ingovernabilità è il tema, sono trascorsi 4 mesi dalle elezioni, di risultati concreti però se ne vedono pochi. Sì, questo è vero, no, pochi o quando meno, cioè zero. Però questo è fatto, come ben sai, dalle cose che sono successe, dal Movimento 5 Stelle che comunque, non avendo la maggioranza, forse oggi sta capendo e ha capito che non ha la maggioranza, e sperando che se non si vada a casa da adesso un mese o due mesi loro aprono a qualche nuova forza politica. Dal punto di vista programmatico l'appoggio della Lega a fare cose a questo governo 5 Stelle ad Avellino, questa è la linea che porterete avanti? Sì, noi come abbiamo detto e come non ci siamo tirati indietro, abbiamo collaborato e condiviso le linee programmatiche con il Movimento 5 Stelle e con il Sindaco Ciambi. È normale che ad oggi siamo quasi 90 giorni, 70 giorni, 80 giorni dalla programmazione del Sindaco Ciambi, però calcolando che un 30-40 giorni era inizio, quindi io sono ripartito dalle linee programmatiche, quindi io ho dato la fiducia mia dal giorno delle linee programmatiche, però comunque il mio limite, comunque io ho un limite, cioè nel senso che entro 2 mesi voglio vedere i risultati. Genovese, lei ci ha messo la faccia alle elezioni comunali, sì, con il simbolo, sì. La vede un po' una corsa anche da queste parti alla Lega, un assalto ora che il vento spira in quella direzione, sente queste pressioni, vede che ci sono persone che vogliono entrare nel partito anche qui in Irpini? Ma sì, qualcosa c'è, però qua siamo sempre un po' ancora la mentalità di un vecchio stammo, vedono ancora la Lega, la vedono ancora come Lega Nord, non la vedono come Lega aperta a tutta Italia, quindi però ci sono molte persone, molti amministratori che si stanno affacciando alla Lega. Personalmente come valuterebbe poi la nascita di uno SPRAR che il sindaco ha annunciato attraverso Sibilia ad Avellino? Sì, onestamente le linee del ministro Salvini, è normale che ognuno ha le proprie idee. Io condivido quello del ministro, è normale ma la cosa è che non possiamo togliere tutto, quindi per il bene comunque sono persone umane, sono persone che comunque hanno i loro problemi e comunque vanno accolti in minima parte, vanno gestiti alla meglio maniera e dare anche una prospettiva a loro. Questo è il quanto. Consigliere, chiederà il voto anche a qualche collega per la provincia, questi sono voti pesanti qui del Comune di Avellino.
ma sicuramente, diciamo, non è che sto lì con le mani in mano, però chiedo e vedremo come andrà a finire, ci mettiamo in discussione di nuovo. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie al